due testine di tenere. Tutte e due da una raccolta che si chiama oggettistica. Precisazioni. C'è uno spazio apposito, intorno c'è come uno spazio che ti permette di appenderlo. C'è anche un buco in maniera che così puoi appenderlo. E quando lo acquisti è tutto sagomato, i profili sono ben delineati, è funzionale, ci sono le rigature, ci sono delle strisce, poi ha anche un aspetto elegante, perché ha le strisce, tutto quello che ha le strisce di solito è elegante, anche se sono strisce sgargianti, il fatto che siano strisce dà sull'eleganza. Poi c'è anche una maniglia che permette di afferrare esattamente la presa e di non perdere la presa, perché è importante che non sfugga in questi casi, che la maniglia lo permette. Attraverso la maniglia è possibile operare un'apertura, si apre da una parte, e ci sta anche una versione per mancini, si apre dall'altra parte. Comunque, se non si vuole aprire, si può prendere e appendere, e infatti, come detto, viene fornito con un buco dove si fa passare il chiodo, è molto funzionale, e quando si indossa può funzionare da entrambi i lati, può anche non funzionare e non essere indossato, quindi viene fornito insieme a una garanzia personale, e ci sono tutte delle simmetrie, come dei quadrati, quindi infatti è così, e se ci sono dei quadrati c'è anche molta eleganza, perché come per le strisce anche i quadrati sono un grande segno di eleganza e di ordine. I romani avevano infatti l'opus quadratum. Tutta vita, dopo il semaforo è tutta campagna, dopo il semaforo è tutta enciclopedia, da qui in poi è tutta campagna, da qui in poi è tutta enciclopedia, da qui in avanti è tutto cambiato negli ultimi 30 anni, da qui in avanti è tutta enciclopedia, da 30 anni è tutta enciclopedia, passata l'enciclopedia è tutta campagna. Dopo l'enciclopedia c'è soltanto la campagna con il suo sapere enciclopedico diretto, eterodiretto, le erbe, gli uccelli, gli insetti, è tutta campagna. Poi dopo 30 anni non c'è più campagna. Da qui in avanti è sull'enciclopedia i nomi, da qui in avanti cominciano i nomi, gli insetti, le erbe, cominciano le ruberie, cominciano i ti faccio vedere, gli assessori, da qui in avanti è tutto assessori, 30 anni è tutto assessori, 30 anni fa non c'era neanche. Quindi prima qui era tutta campagna, città con macchie di campagna nella preistoria. Prima, dice la parola, prima neanche a parlarne, prima della parola neanche a dirlo o a parlarne. Adesso nel cortile ci sono le galline che razzolano in 6-7, sono grasse e marroni, solo adesso. Da qui in avanti è tutto cenozoico, animali liquidi, pezzi di vegetali staccati, mischiati, una spora lì, un ramo qui, un corallo nel becco, una scansione inattuabile, irrealizzabile dei pezzi. Pezzi che restano sconcertati sul tavolo, il tavolo anatomico, sul linameno tavolo anatomico. Tra i pezzi respirano, c'è il respiro grosso nel cenozoico, si respira male, ballano le galline, volano nella campagna, passano il vitto, passa uno, due, tutta enciclopedia, c'è poco cibo, si stanca, tre, si vede come intorno, come fosse intorno, saranno sei, sette, saranno quattro, si vede come intorno a un disco, tutto è diventato enciclopedia, forse anche in meno di 30 anni. Il disco si vede come intorno al disco.